Ci potremmo fare il giochino tipo settimana enigmistica. Cosa c'è oggi di diverso? Non ho rifatto neanche stavolta le labbra, però dopo il tutorial sulle tinte la maggior parte delle domande erano come posso allargare le labbra. Sapete che io gli estremi estremi non li amo, ma vi spiego in questo tutorial come avere un effetto un po' più labbra rimpolpate, borderline, cioè nel senso io oltre questo non andrei, però ovviamente scegliete voi e vi faccio vedere qualche passaggio, più di uno, poi valuterete quale prendere e fare vostro e quale invece non utilizzare. Non potevo non realizzarlo con la tinta labbra edizione limitata che sarà disponibile solo fino a oggi, che è la numero 24, e vi metto il link sotto. E che dirvi? Buona domenica! E questa domanda di come allargare le labbra ovviamente me la sarei dovuta aspettare. Quindi vediamo insieme come realizzare un look. Sapete come la penso? Sempre in maniera elegante, quindi non farò dei canotti, per dare otticamente l'effetto di rimpolpare le labbra. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è neutralizzare un pochino la base delle labbra. Quindi io passo un poco fondo, correttore, quello che volete per annullare le labbra, ma ovviamente dovete fissare il tutto. Poca papacipria sopra la vado a passare, altrimenti la componente cremosa del fondo o del correttore vi farebbe muovere eccessivamente il prodotto che andate ad applicare sopra. Sapete che a volte la maglietta la passo dopo per creare l'effetto 3D, ma qualora volessi proprio riallargare un pochino la forma delle labbra, una cosa che devo fare prima. Stasera finisce la possibilità di acquistare le due tinte edizione limitate, io oggi allargo con questo che è il set 1. Matita. Questo si chiama arco di Cupido ed è il punto da dove dobbiamo iniziare. Se questo arco lo volete più a punta, un pochino più tondo, è a scelta, insomma, di quello che è il vostro gusto. Io di norma preferisco sempre le vie di mezzo. Quindi partite da qui. Per allargare, anche qualora voleste usare dei colori un pochino più particolari, vi conviene sempre farlo con una matita color carne, perché se il rossetto dovesse andare via, non si vede la magagna. Fate un leggero sorrisino e partite prima dalle vostre. Poi piano piano potete salire un millimetro sopra. Questa cosa perché se voi partite subito al di sopra delle labbra, ci sarà il color labbra, pelle e la riga, quindi si vedrebbe proprio la discromia. Ora non vado a definire i bordi, ma passo sotto. Nella riproporzione delle labbra dovete valutare che questa distanza sia uguale a questa. Io quello sotto ce l'ho un po' più grande di quello sopra, ma avendo allargato anche qui poco strabordo. Però non tendo troppo, mi guardo dritta e vado a segnarmi da dove voglio che si percepisca la grandezza del labbro inferiore. E due. Adesso posso andare verso i bordi. In questo caso il giochino del cotton fioc vi aiuta anche per andare a rifinire verso l'interno. Perché? Perché stando in questo modo già le labbra sono leggermente messe in avanti quando tenete nella bocca il cotton fioc. Guardate già con la matita messa in questo modo quanto le labbra sembrano più belle rimpolpate. Ora la matita la dovete sfumare un po' verso il centro, nel senso non deve rimanere la riganetta. Ma la parte centrale di qui e qui la lascerò sempre un po' più chiara. Ad alcune, in questo momento, vedo che piace molto l'effetto invece che non ci sia praticamente la curva nell'arco di Cupido, ma che le labbra qui risultino più a paperella. In quel caso, qui praticamente togliete l'angolo della curva di Cupido in questo modo. Quindi, solo se volete questo effetto di labbro che sembra un po' più all'insù, togliete la curva che avete creato, la V che avete creato, riempiendo questa parte con il colore. Con la stessa matita fate l'effetto
fate finta, lo so che vi verrà da ridere, fate finta di fare un bacetto, così. E con la matita andate praticamente a sognare le righine che si formano sulle labbra. Questo, come vedete, vi dà l'effetto quasi delle pieghe del labbro quando è molto gonfio, un po' all'Angelina Jolie. Io ovviamente lo sto facendo con un color carne e l'effetto rimane delicato. Se lo fate con una matita un po' più scura, anche un po' più marroncina, si vede parecchio di più. Ovviamente dipende dai gusti, non esagerate. Con un correttore. Con un correttore chiaro. Vado a rifinire i bordi e sfumerò solo verso fuori. Stessa cosa qui sopra. Dopo aver fatto tutto questo, però, dovete incipriare ulteriormente perché fissate anche la matita lì dove l'avete messa e quando applicate la tinta non vi si spande eccessivamente. Se volete ancora di più, ripeto, sono tutti i passaggi che potete scegliere quanti farne e quali fare. I colori ombra ci aiutano anche otticamente nel far uscire le labbra, quindi io prendo il mio colorino ombra in polvere. Qui sotto, che è dove in realtà se io vado a scurire sembra che il labbro esca un po'. Se io faccio questo nella parte sottostante, questo labbro sembra più pronunciato. E la stessa cosa la posso fare qua. Ovviamente deve essere un colore ombra molto delicato e passato piano piano. Dovete rimanere proprio attaccate le labbra perché altrimenti si legge si legge l'ombreggiatura sbagliata. Se io qui nella piega metto anche un po' di chiaro, lo so che sono tanti passaggi, ma io ripeto, ve li dico tutti, poi estrapolate voi. Quindi sopra dove ho fatto l'ombra, rendo ancora più evidente. Ora posso passare la tinta, la mia splendida 24, che io pregherei il signor Inglot di mettere in gamma, perché come avete capito questa, essendo un'edizione limitata, oggi termina, ma è talmente bella, io ne ho che un paio, due per me, due per la valigia, spero la rimettano. L'effetto è rimpolpante, ma ora voi perché mi conoscete sapete che non sono le mie, ma in realtà non è così evidente. Se volete che le pieghe del labbro che abbiamo fatto prima, che ora rimangono in trasparenza, si vedano di più, dopo che avete messo la tinta, direi che oltre questo l'effetto di non andiamo. Spero che possa essere stato utile. Ci vediamo domani, amiche mie. Buona domenica.